Allora, mentre ci raggiunge Pietro Paris che farà l'illustrazione, ecco, ringrazio di nuovo chi ha preparato questo inserto video che con un linguaggio molto, molto efficace per slogan e per highlights, credo abbia centrato molto bene, insomma inquadrato così in un momento introduttivo quello che sarà adesso invece un'illustrazione diciamo più approfondita e più canonica che affidiamo al collega Pietro Paris, responsabile della sezione sostanze pericolose di ISPRA. Prego Pietro. Buongiorno, ringrazio il dottor Borsone per la presentazione, ringrazio tutti i colleghi che hanno collaborato con me al rapporto, ringrazio insomma tutti i presenti. Siamo riusciti a pubblicare anche quest'anno, lo facciamo con cadenza biennale, il rapporto pesticidi. Può sembrare che pubblicare nel 2018 dati del 2016 sia un po' anacronistico, in realtà diciamo, è largamente fisiologica questa cosa, perché lo sforzo di raccolta, di validazione dei dati è veramente notevole. Io vorrei partire, in genere non lo faccio mai, con evidenziando il grande sforzo che c'è dietro questa azione, questo rapporto. È il risultato di un'azione, di un sistema che coinvolge oltre l'ISPRA, le agenzie, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, le regioni. Credo, ritengo, sono abbastanza convinto di questo, che sia uno degli sforzi maggiori per conoscere l'ambiente. Si cercano, quest'anno, in un biennio, sono state cercate 400 sostanze. Se pensiamo che le sostanze tabellate dalla normativa acque sono poco più di 80, si capisce che cosa significa fare uno sforzo di 400 sostanze. Questo sforzo non viene fuori automaticamente dalla legge, richiede una preparazione, un lavoro che è iniziato 20 anni fa. Ho visto alcuni colleghi che con me nella seconda metà degli anni 90, cioè prima di iniziare il monitoraggio, abbiamo iniziato a preparare delle linee guida per conoscere le sostanze, perché prima di allora il monitoraggio dei pesticidi era ridotto ai 10 parametri, le 10 sostanze tabellari del vecchio decreto 152 del 99. E ovviamente non risultava nulla, perché erano tutte sostanze fuori commercio, in qualche caso da molti anni, DDT e organoclorurati. Quindi il grande sforzo è stato quello, ancora incompleto, ma va sottolineato. Quest'anno siamo arrivati in un biennio a fare 2 milioni di analisi. Capite che non so se c'è un'altra azione conoscitiva di questa portata, che richiede la conoscenza delle sostanze, delle proprietà che ne determinano il destino ambientale, della pericolosità, delle quantità utilizzate, di dove sono utilizzate, ma richiede, ed è la parte forse più onerosa, una grandissima rete di monitoraggio. I pesticidi sono una sorgente di tipo diffuso che interessa i pesticidi non solo sull'agricoltura, lo dirò, ma l'agricoltura, che è una grossa componente, interessa un terzo del territorio nazionale. Monitorare la presenza di pesticidi nelle acque significa controllare quasi l'intero paese. Il grande sforzo di analitico, in cui qualche regione è rimasta più indietro, cioè mettere a punto un sistema per controllare complessivamente 400 sostanze, è una cosa, mi sia consentito di dirlo, io non sono un laboratorista, ci sono molti miei colleghi, è una cosa notevole. Allora, questo l'ho già detto largamente, siamo partiti nel 2003 cercando circa 150 sostanze, oggi siamo a 400 sostanze, sono più che raddoppiati i campioni e forse sono triplicate le analisi. L'uso dei pesticidi si basa su una grande contraddizione di fondo che va detta, cioè,
per comprendere perché parliamo di pesticidi e non di altre sostanze, perché se ne parla di più? Perché sono sostanze concepite per combattere organismi ritenuti nocivi e quindi hanno dei meccanismi tesi ad uccidere, a sopprimere forme di vita e quindi hanno una tossicità in generale per tutti gli organismi, anche per quelli non bersaglio e spesso anche per l'uomo. Ma sono rilasciate intenzionalmente nell'ambiente, non sono sostanze utilizzate in ciclo chiuso. L'utilizzo consiste nel cospargerli nell'ambiente. I pesticidi non sono solo agricoltura, questo va detto, io lo dico sempre. Dell'agricoltura però conosciamo meglio le sostanze e le quantità utilizzate, ma c'è il mondo dei biocidi, dove anche lì il numero delle sostanze è intorno alle 350-400, spesso coincidono, di cui conosciamo ben poco, perlomeno non ci sono statistiche. Gli scenari d'uso, si va dall'uso nelle imbarcazioni come antincrostanti agli usi in casa, gli scenari sono veramente difficili da prevedere. Il rapporto, altra grande cosa che mi sento, avendo visto dei colleghi, sento il bisogno di dire questo, perché per lunghi anni questa azione si è basata su uno sforzo quasi volontario. Abbiamo fatto sistema prima ancora che ci fosse il sistema, perché una legge che copre, che ci dà il mandato, c'è solo dal 2014 con il PAN. Con i colleghi delle agenzie abbiamo iniziato a pianificarlo 20 anni prima, abbiamo iniziato a raccogliere dati e nel 2003 avevamo già i primi dati. Noi svolgiamo un compito di indirizzo tecnico-scientifico, elaborazione e valutazione, le regioni, le agenzie fanno le indagini sul territorio. Gli obiettivi, l'ho già detto, quindi è quello di fotografare lo stato dell'ambiente e di vedere se ci sono effetti indesiderati, non previsti nella fase di autorizzazione. Alimentiamo gli indicatori del piano di azione nazionale, della direttiva sull'uso sostenibile, che sono legge. Noi alimentiamo 2 dei 18 indicatori previsti e sono quelli che sono popolati fin dall'inizio, da quando è uscito il decreto degli indicatori. Quindi ecco, prima del monitoraggio ci sono le linee guida, perché non è banale sapere quali sostanze ci sono sul proprio territorio e dove, in quali quantità e quali sono più rilevanti. Queste sono le linee guida che abbiamo pubblicato più di recente, una nostra pubblicata lo scorso anno, una di sistema in cui confluisce gran parte della guida ISPRA, che peraltro estende le linee guida anche al biota e ai sedimenti. Passiamo ai risultati. Fin qui ho parlato in termini più o meno positivi, adesso comincia le dolenti. No, sono tutte note positive, perché uno sforzo conoscitivo è positivo per definizione. Nelle acque superficiali una rete di 1.554 punti, ci sono presenze di pesticidi nel 67% dei casi, quindi la presenza è molto diffusa. Nelle acque sotterranee, dove la rete è più che doppia, le acque sotterranee però sono protette naturalmente da strati geologici, i pesticidi presenze ci sono in un terzo delle acque sotterranee, si trovano purtroppo anche in falde meno superficiali. Complessivamente sono state trovate 259 sostanze, significa non in ogni punto ma complessivamente nel paese. Si trovano più facilmente gli erbicidi, all'inizio perché si cercavano soprattutto erbicidi, adesso si cercano anche molto insetticidi e fungicidi e si trovano. Gli erbicidi hanno più facilità a raggiungere le acque e per le quantità e per l'uso che se ne fa direttamente al suolo ed a ridosso delle precipitazioni che avvengono all'inizio di primavera. Queste sono le sostanze più rinvenute nelle acque, visto che non ci vedo. Allora,
Ci sono ovviamente delle conferme, l'ambiente evolve molto lentamente, sia nelle acque superficiali e ancora più lentamente nelle acque sotterranee. Tra le sostanze più rinvenute, ovviamente, dico ovviamente perché è un problema di cui ne parla tutto il mondo, c'è il glifosato, il metabolita, l'acido aminometilfosfonico, l'AMPA, ma c'è anche il metolaclor, l'imidacloprid, sia nelle acque superficiali che nelle acque sotterranee. L'imidacloprid è uno degli insetticidi neonicotinoidi che sono stati banditi proprio pochi giorni fa per il problema della perdita di biodiversità, di effetti sulle api, sugli insetti impollinatori. Ma queste sostanze hanno una grandissima persistenza e hanno una grandissima capacità di contaminare le acque. Noi lo diciamo questo da anni. Poi ci sono sostanze utilizzate da decenni, terbutilazina, si trova ancora l'atrazina e i metaboliti. Ovviamente quando parliamo di contaminazione da pesticidi parliamo di parti per miliardo, sono concentrazioni molto basse, sono quasi impercettibili. Il fatto che queste sostanze hanno tossicità che si manifesta anche a livelli molto bassi, specialmente gli insetticidi. Di nuovo ci sono sostanze che prima non erano monitorate, non so come si torna indietro, e che diciamo quest'anno in prima posizione nelle acque superficiali c'era l'aldicarb, che viene monitorato per la prima volta in pochissime regioni, forse in una se non mi ricordo male, che però mostra un trend e va attenzionato, va tenuto sotto controllo anche diciamo come indicazioni per le altre regioni e agenzie. Questi sono risultati che emergono dal confronto con i limiti di qualità ambientale, sono gli standard di qualità ambientale SQA per le acque superficiali e quelli che discendono dalla direttiva acque sotterranee per le acque sotterranee. In rosso sono, e parliamo del 23-24% dei punti, i punti di monitoraggio con concentrazioni che superano il limite. In blu sono quelli che stanno nel limite. In grigio sono quelli per cui non si hanno evidenze di contaminazione. Ora, perché riportiamo il grigio? Conoscendo oramai un po', avendo la memoria storica, ma è un modo formale adottato anche da altri paesi questo. Grigio significa che non ci sono pesticidi, ma spesso significa che la ricerca è molto limitata, è limitata a poche sostanze. Questo purtroppo avviene ancora in alcune regioni. Spesso significa che i limiti di quantificazione non sono adeguati. Ci sono sostanze che hanno, mentre per le acque potabili abbiamo un limite unico, 0,1 microgrammi litro, ci sono sostanze che hanno degli standard di qualità che sono 10 alla meno 5 microgrammi litro, capite? Quindi avere una sensibilità analitica in grado di rivelare queste sostanze non è banale. Questa è la mappa. Allora, diciamo, la prima osservazione che viene fatta da chi non conosce il dato dall'interno è dire vabbè, il nord è contaminato, il sud non è contaminato. Ovviamente non è una lettura, è una lettura semplicistica. Il nord ha presenza di pesticidi, ovviamente perché c'è un grande uso di pesticidi, c'è un sistema idrologico particolarmente delicato, ma c'è un sistema di controlli decisamente più efficace. Man mano che si mette a punto un monitoraggio efficace nelle altre aree del paese, non voglio parlare male della Sicilia, ma insomma voglio dire Ragusa credo che abbia il monitoraggio con lo spettro più ampio di sostanze in Italia, cercano 200 sostanze, ovviamente le trovano. E questo sta avvenendo in altre regioni, sta avvenendo nel Lazio che quest'anno ha fornito una rete per le acque superficiali abbastanza rappresentativa, sta avvenendo in Campania, quindi diciamo dove c'è grigio o c'è bianco significa che abbiamo pochi dati, è un po' questo il problema.
l'ho già detto, insomma nelle 5 regioni del nord si concentra più del 50% della rete di monitoraggio, è chiaro che lì si trovano le sostanze. Queste sono le sostanze che danno più spesso, che non coincidono sempre con quelle più frequenti, ma qualche volta coincidono. L'AMPA, il metabolita del glifosato, si trova quasi dappertutto dove viene cercato e si trova quasi nel 50% dei casi al di sopra del limite, nelle acque superficiali. Si trova largamente il glifosato, il metola, cloresa e giù ve lo potete leggere. La cosa sorprendente è che nelle acque sotterranee si trovano ancora sostanze non più utilizzate da anni, specialmente i metaboliti. Se troviamo metaboliti significa che l'uso è vecchio, non c'è più immissione di sostanza nuova nell'ambiente. Quest'anno abbiamo questo picco della trazina desetil desisopropil che ci viene, se non me lo ricordo male, mi perdonerà il dottor Marchesi, ci viene proprio dal Friuli, perché hanno messo a punto una ricerca della trazina e dei metaboliti molto spinta, con dei limiti di sensibilità molto bassi. Cioè le sostanze non se ne vanno facilmente dall'ambiente. Che cosa troviamo? Generalmente si trovano miscele di sostanze. Può sembrare che io voglia enfatizzare questo aspetto, ma il problema miscele è uno dei problemi centrali del 7° programma di azione ambiente dell'Europa e del programma ONU sullo sviluppo sostenibile, che si è dato come obiettivo veramente ambizioso, di arrivare a una gestione sostenibile delle sostanze chimiche entro il 2020. Perché parliamo delle miscele? Perché le sostanze vengono valutate, studiate preventivamente. Devo dire che i pesticidi sono il campo meglio normato. Ci sono le altre 100.000 sostanze sull'ambiente che solo ora si cominciano a studiare in modo sistematico con il regolamento RICE e con il regolamento CLP che noi seguiamo. Quindi è chiaro che i problemi dei pesticidi sono emersi prima rispetto a quelli di altre sostanze. Abbiamo trovato anche più di 50 sostanze in un solo campione. Che significa? Cioè gli effetti di miscela non si riescono a prevedere. Perché? Perché si formano per caso nell'ambiente, perché i meccanismi con cui agiscono spesso non sono noti. Ci può essere semplicemente additività degli effetti, ma ci può anche essere sinergia. Quando non si conosce l'effetto, la Commissione europea raccomanda di usare l'effetto additivo, quantomeno. Ci permettiamo di dire quali sono le miscele più frequenti. Questa è un'indicazione retrospettiva per la programmazione del monitoraggio e per il legislatore. Qui, anche se ovviamente è suscettibile di evoluzione, diciamo, ecco, la terbutilazina è presente nel quasi 50% delle miscele, quindi si può fare perlomeno a posteriori una valutazione della tossicità delle miscele, tenendo conto i rossi sono gli insetticidi, i blu sono i fungicidi, i verdi sono gli erbicidi. C'è un dato positivo, molto positivo, che è quello delle vendite. Le vendite, perlomeno in agricoltura, lo ripeto ancora perché si fa, diciamo, un cortocircuito, pesticidi, agricoltura, non è così, non è largamente così. Le vendite in agricoltura stanno diminuendo a partire dai primi anni 2000. C'è stata una piccola ripresa negli ultimi due anni, ma fondamentalmente c'è un calo significativo, specialmente se si tiene conto delle sostanze più tossiche, che nei 15 anni sono diminuite del 36-37%. Quindi la sensibilizzazione, la formazione degli agricoltori, le migliori pratiche cominciano a dare un effetto. Allora, questo è il trend nei punti di monitoraggio. Ovviamente più si cerca, più è una banalità, è una frase fatta, ma è la verità sacrosanta.
nei 15 anni di monitoraggio o giù di lì, i punti con presenza di pesticidi sono aumentati del 20% nelle acque superficiali, del 10% nelle acque sotterranee. Questo è largamente dovuto all'aumento del monitoraggio. In parte è dovuto al fatto che, specialmente nelle acque sotterranee, le dinamiche sono molto lente, le sostanze non se ne vanno facilmente. Siamo in grado di farlo, da che abbiamo messo a punto l'indicatore sul superamento degli standard di qualità, di fare anche un trend breve, quindi non è ancora una memoria storica, per quanto riguarda i superamenti dei limiti degli standard di qualità ambientale. In scuro sono i superamenti nelle acque sotterranee, in blu nelle acque superficiali. Nelle acque sotterranee è abbastanza stabile il trend, nelle acque superficiali, le acque superficiali rispondono prima, lo vedremo meglio, aumenta il numero di punti monitorati, non è una serie storica perché parte dal 2014, dal 2010, mi scuso. Quindi, diciamo, la diminuzione delle vendite non si riflette immediatamente sull'ambiente. L'ambiente ha le sue logiche che non possiamo, quindi quando parliamo di limitare l'effetto sull'ambiente, noi possiamo solo leggerlo l'ambiente, no, possiamo solo intervenire a monte. Quindi un indicatore dell'ambiente può indirizzare le scelte di programmazione dell'amministratore, ma non si può vincolare. Complessivamente, se non altro perché non abbiamo dati di una regione, non abbiamo informazioni e abbiamo dati deboli di altre regioni, possiamo dire che conosciamo parzialmente la diffusione della presenza dei pesticidi nelle acque. Questo per far capire, ecco così, un focus sulle sostanze un pochino più critiche. Tre neonicotinoidi sono insetticidi sistemici. Oramai, diciamo, le sostanze con effetto sistemico sono quelle che entrano in circolo nella pianta, quindi rimangono efficaci per tutto il ciclo vitale e queste hanno determinato una perdita di biodiversità. C'è stato uno studio di una task force mondiale che ha individuato queste sostanze come i principali responsabili della perdita di biodiversità. L'ho già detto in altre occasioni, in Cina sono costretti a impollinare con l'utilizzo di ragazze che si arrampicano sulle piante. Io fino a 10-15 anni fa non mi sono mai preoccupato delle api, se non per evitarle, perché avevo paura che mi pungessero. Oggi ho capito che se muoiono le api abbiamo veramente un po' qualche rischio. Ecco. E queste sostanze, l'imidacloprid, che è il più utilizzato, abbiamo un trend recente e si vede che ovviamente sia nelle acque superficiali c'è un'impennata man mano che le regioni, ed è ancora poco cercato, perché parliamo che la ricerca non va oltre il 40% dei punti delle acque, nelle acque sotterranee. Pochi giorni fa queste tre sostanze sono state bandite, rimane solo l'uso in serra, il glifosato. Ha cominciato la Lombardia a cercarlo circa 10 anni fa, anche più, e ha subito evidenziato quello che altri paesi già avevano. In Francia hanno glifosato dappertutto. Si è aggiunta poi nel 2014 la Toscana, che ha confermato il dato. Quest'anno abbiamo 6 regioni che cercano il glifosato, c'è anche la Valle d'Aosta che ovviamente non trova niente, però è apprezzabile, c'è la Sicilia che cerca il glifosato, c'è il Piemonte, c'è il Veneto. Non so se mi sto dilungando, vi raccomando il moderatore. Allora, che cosa succede quando una sostanza viene revocata? Mi sono preso un erbicida storico. Succede questo, che nelle acque superficiali l'effetto è quasi immediato, quindi l'anno dopo della revoca, in questo caso è il 2005, c'è già un risultato, c'è già un risvolto nelle acque superficiali. La risposta delle acque sotterranee è molto più lenta.
e anche più debole. Ma quanto a lungo possono rimanere queste code di contaminazione? Diciamo, parlando di atrazina, credo di aver quasi stufato molte persone, però per noi è un indicatore, perché la sostanza è vietata totalmente dal 92 in Italia. Sta succedendo questo per l'atrazina, che a 25 anni dalla revoca è ancora largamente presente, soprattutto nelle acque sotterranee, e in molti casi supera ancora gli standard di qualità. E se si cercano i metaboliti, ovviamente si capisce che è una contaminazione vecchia. Il giallo sono i metaboliti. Se ci sono metaboliti che prevalgono, significa che la sostanza è largamente degradata. A me questo grafico, io l'ho riportato più di una volta, così mi piace, mi appassiona. Quando abbiamo cominciato a produrre questi grafici, abbiamo detto, ecco, l'azione di monitoraggio è utile, è importante. I picchi sono la concentrazione nel Po della terbutilazina, è la sostanza che ha sostituito 25 anni fa l'atrazina, ha più o meno la stessa struttura chimica, ha lo stesso campo d'applicazione. Nel Po, considerando che i dati vengono fuori da 5 regioni e tanti laboratori diversi, quindi tenendo conto anche delle disomogeneità del dato, si vede una risposta dell'ambiente. Ci sono dei picchi che hanno una regolarità da elettrocardiogramma. Quella sotto, abbastanza piatta, è l'atrazina. L'atrazina che non varia più. Quindi, perché abbiamo cominciato a fare queste cose? Perché c'è l'uso illegale dell'atrazina? No, c'è la coda storica dell'atrazina. Non ci sono i picchi se non un rumore di fondo dovuto alle differenze di sensibilità analitica. Insomma, questo è un po' l'elettrocardiogramma del Po, ecco, mi permetto di spacciarlo come tale anche. L'anno scorso abbiamo fatto questo studio, che abbiamo aggiornato, che non vuole portare alla ribalta il problema della atrazina, è un problema che era alla page, come si dice, negli anni Ottanta, quando io ho cominciato a lavorare. Ma l'abbiamo preso come indicatore per capire cosa succede a una sostanza nell'ambiente. Ovviamente ogni sostanza ha un suo profilo tossicologico e di persistenza, però grosso modo succede questo. La curva è la concentrazione nel Po, l'abbiamo aggiornata proprio pochi giorni fa. È perfettamente calzante l'interpolazione con i dati di monitoraggio di concentrazione media. Quando abbiamo visto questa curva abbiamo detto, caspita, cioè è quasi una legge matematica quella della risposta del fiume. Aggiornando i dati si è visto che nel Po la atrazina dimezza ogni 10 anni. Nelle acque sotterranee abbiamo attualmente una concentrazione che è 4 volte più alta delle acque superficiali. Perché oramai ovviamente il Po ha raschiato il fondo, quello che attinge lo attinge ancora con gli scambi dalla falda e per la presenza storica nei suoli, non c'è più uso vecchio, non c'è un trend, è fondamentalmente una linea costante con un livello di correlazione bassissimo. Quella sopra sono i metaboliti, significa che nelle acque sotterranee le sostanze non se ne vanno via facilmente, non se ne vanno via perché vengono a mancare i meccanismi di degradazione che sono legati agli agenti fisici, sole, ma largamente al metabolismo dei microorganismi che se le mangiano queste sostanze. Appena si va un pochino giù nel suolo vengono a mancare e l'evoluzione nelle falde è legata alla diluizione, le falde si muovono, quelle profonde, con velocità del metro l'anno, dell'ordine del metro l'anno, capite? Allora, quindi largamente ho già parlato anche delle criticità. La nostra esperienza, quella di una squadra, ma anche quella fatta così nei tavoli europei, noi pensiamo
che le valutazioni in preautorizzazione sono non sufficientemente realistiche. Parlo soprattutto degli scenari. È veramente difficile prevedere una contaminazione di tipo diffuso che interessa 100.000 km quadrati con due o tre scenari di esposizione a livello nazionale. È veramente difficile. Gli scenari di esposizione, io mi sento di poterlo dire, non sono adeguati. Così come non è adeguata spesso la stima della persistenza. Cioè, nelle acque sotterranee i meccanismi, i percorsi sono veramente difficili da prevedere. Un'altra criticità, mi perdonerà il dottor Bortone, però insomma voglio dire, io non parlo a cuor leggero di effetto non soglia. Capisco bene che se avessimo gli strumenti forse troveremmo soglie per tutte le sostanze, ma alcune sostanze, tipo gli interferenti endocrini, tipo certi cancerogeni, tipo le PBT, io lo dico così con umiltà, sono relatore di alcune sostanze dei PFAS nel Veneto, sono sostanze non soglia, noi nella concessione della restrizione, nella restrizione le consideriamo come non soglia, non c'è un livello accettabile di pericolo, possiamo solo minimizzare l'immissione nell'ambiente. È ovvio, c'è questo compromesso di fondo. Se io rilascio sostanze pericolose nell'ambiente, non mi posso sorprendere poi di trovare le sostanze pericolose nell'ambiente. Questo è quello che ci dicono i comitati scientifici europei. Quello per l'ambiente e la salute, lo SHARE, lo SHENIR, sono i comitati non food, si chiamano. La valutazione preventiva per quanto riguarda gli scenari manca di realismo, lo dicono loro e io mi permetto solo di riprendere la loro voce. Manca di realismo perché l'ambiente acquatico viene tutelato prendendo in considerazione tre specie indicatrici che sono le alghe, che sono i crostacei, i molluschi e sono i pesci. Difendendo questi tre organismi con dei coefficienti di sicurezza si vorrebbe difendere l'ambiente, ma la struttura degli ecosistemi è talmente complessa e gli effetti, se io indebolisco un livello trofico, anche quello che non è toccato direttamente dalla sostanza, io non sono un biologo, quindi parlo con fatica, quindi la sostenibilità non può prendere in considerazione semplicemente i limiti, ma deve prendere in considerazione la risposta complessiva dell'ambiente, la capacità dell'ambiente di ritornare a condizioni indisturbate, la resilienza. Questo negli standard di qualità ambientale si sta largamente facendo. Cerco di chiudere, dottore. Allora, questo c'è da fare uno sforzo di armonizzazione importante. È la prima volta che pubblichiamo questa immagine, questo grafico. Sono i limiti di quantificazione. Il pallino è la moda, è quello più frequente di ogni regione. Il segmento verticale è lo spread che c'è all'interno anche della singola regione. Sono migliorati molto i limiti, però rimane questo lavoro di armonizzazione che è l'obiettivo del futuro, bisogna lavorare su questo. C'è stata una discussione, non voglio qui introdurre sul problema degli arrotondamenti, e la capisco e la condivido largamente, ma noi abbiamo fatto questa valutazione, quali sono le sostanze e in ogni regione la direttiva europea non parla di arrotondamento, ne parlano le norme nazionali. La direttiva europea parla in termini di efficacia dei metodi, di criteri minimi di efficienza di analisi e vuole che per cercare una sostanza al di sotto di uno standard di qualità ambientale o al di sopra si abbia un limite di quantificazione minore o uguale al 30% del limite. Si capisce che bisogna scendere molto e dà un'incertezza. Se noi andiamo a vedere come è distribuita la efficienza a livello regionale ci rendiamo conto
che molto spesso non abbiamo gli strumenti, ma questo non succede solo in Italia, mi permetto di dirlo, il problema dei limiti degli standard regolamentali europeo, e nessuna normativa è così rigorosa come quella europea. Quindi nel colore più scuro sono le sostanze che vengono cercate con metodiche che non rispondono affatto ai limiti. Quello più chiaro che parzialmente, quindi significa alcuni laboratori li cercano con sistema efficiente, altri meno. L'Europa ha il quadro legislativo per i pesticidi più completo ed efficace che esiste, io lo ripeto sempre questo, perché un po' lo conosco. Ho messo in evidenza delle criticità in particolare, ma questo viene ripetuto oramai dalla Commissione. Non ci si può basare solo su una previsione modellistica per dire che una sostanza non contamina. Ci vuole l'uso retrospettivo dei dati ambientali. Questo è stato largamente usato per il glifosato. Perché i dati, se abbiamo 20.000 misure, non possono essere confutate da 4 previsioni modellistiche. Mi ci scaldo un po' su questo, però... Ho quasi finito. Largamente deve esplicare il suo effetto, ne parleranno i colleghi della tavola rotonda, ne sono convinto, la direttiva sull'uso sostenibile, che deve trovare piena attuazione con le distanze di rispetto dei corpi idrici, con la manutenzione, con le apparecchiature più efficienti, con la formazione, soprattutto con la piena attuazione della difesa fitosanitaria integrata, che vede i pesticidi come l'ultima risorsa, lo dice la norma, non è... Il PAN si deve dare degli obiettivi quantitativi, non può essere generico. È necessario migliorare lo sforzo di monitoraggio, è necessario d'altro verso stabilire limiti, standard di qualità ambientale dove non esistono, perché lo standard generico non è sempre protettivo. E qui concludo. Oggi, diciamo, i nostri dati verranno messi online, abbiamo messo a punto un portale, un sistema informativo pesticidi, che raccoglie i dati, li elabora, supporta la validazione e alimenta un geoportale dove tutte le informazioni sono reperibili i rapporti, ma si può anche interrogare a livello di singola stazione di monitoraggio. Ho finito, vi ringrazio se ho sforato e vi chiedo perdono per l'attenzione. Benissimo, abbiamo...